E non potevamo che aggiungere anche un'insegnante donna. Noi siamo qui con Toni, come sapete, rispettiamo le quote, possiamo dire. E ogni tanto ci piace sottolineare questo cambiamento, anche per quel che riguarda proprio lo spirito del tempo. Non è una questione di diversità assoluta, perché, per esempio, tra i banchi di scuola spesso si vivono gli stessi problemi, sia che si sia maschi che si sia femmine. Però è importante invece quando si va dentro un meccanismo, quando si ritorna appunto alle basi di una società come quando si parla di insegnamento e di scuola, è importante anche lo sguardo diverso, sicuramente, come in questo caso di Angela De Emma De Leo. La saluto e la ringrazio di essere qui con noi e buongiorno. Grazie Buongiorno a voi. Buongiorno, Angela. grazie a voi per questo invito in questa giornata speciale. Vogliamo Grazie proprio per questa domanda. partire da una vocazione. Come le è nata questa vocazione? Ah, bellissima domanda, a cui però rispondo in modo, insomma, diverso rispetto al previsto, perché io la vocazione l'ho avuta mentre lavoravo, in realtà, intanto che sperimentavo la mia attività di docente, mi sono accorta che realmente era il mestiere che mi piace di più in assoluto, quello che proprio mi rispecchia. Ma non è un pensiero che mi è nato intanto che studiavo, anzi, io pensavo proprio che avrei fatto tutt'altro nella vita. E realmente ho cominciato il mio percorso in altri ambiti. Poi quasi casualmente ho lavorato a scuola per un periodo e man mano che lavoravo, il contatto con gli studenti, il contatto con i colleghi mi hanno in qualche modo fagocitata, ecco. E mi sono trovata così bene che tutte le cose che avevo imparato nelle attività, nei percorsi precedenti a quello scolastico, sono riuscita a canalizzarli e penso, insomma, di aver fatto tante cose insieme al team dei docenti che mi accompagna nell'Istituto di Maggio. E davvero in questo momento, proprio in questa fase storica, sono convinta che questo sia il mestiere che mi rappresenti. E a Bella favorire questa risposta. tua realizzazione professionale, che poi è molto bello perché è assolutamente importante riuscire ad amare il proprio lavoro per potersi esprimere al meglio, uno strumento importante in questo senso per te è stato il coinvolgimento dei tuoi allievi in percorsi extracurriculari che ti hanno anche regalato delle soddisfazioni importanti. Solo nello scorso anno didattico sei stata premiata tra i tre docenti più i top teacher, ecco, vediamo una grafica che mi aiuta anche a non sbagliare, i teacher of the year nei top 3 per un progetto molto particolare che ti lascio l'onere e l'onore di raccontarci. Grazie, sì, è veramente stata un'esperienza bellissima. Sono stata premiata a Milano alla Bocconi e il progetto, ci tengo a dirlo, è in sintonia con un'organizzazione che si chiama Junior Achievement, che da un po' di anni collabora con la nostra scuola e che ha un fulcro importantissimo proprio per la didattica, che è quello di mettere l'allievo al centro del processo formativo-educativo. Quindi si costruisce, grazie ad una serie di interventi preventivi, si costruisce un ambiente di apprendimento in cui lo studente non è più un soggetto passivo che riceve l'attività didattica, l'azione didattica, ma diventa proprio costruttore del proprio sapere. Quindi l'idea è quella proprio di lanciare delle sfide e consentire agli studenti di allenare le loro competenze di problem solving per risolvere queste sfide e di lì poi cominciare a ragionare anche sui contenuti che ovviamente restano importantissimi e che quindi non vanno mai dimenticati. Ma è proprio la posizione dello studente che varia.
grazie, insomma, a questi percorsi, proprio la mia scuola si è fatta promotrice insieme a Junior Achievement di una rete che si chiama Economia in Azione, che coinvolge gli studenti in tante attività svolte insieme a dei partner d'eccezione che sono anche enti pubblici come la Camera di Commercio, il Comune, anche l'Università e anche con degli imprenditori. Tra l'altro io lavoro in un indirizzo economico e quindi queste attività permettono loro anche di affacciarsi sul mondo del lavoro in maniera poi più preparata, specializzata, possono scegliere. Assolutamente sì, in una scuola così Maria Pia ci si ritornerebbe anche volentieri, no? Sì, io ogni tanto quando scopro tante cose che si fanno oggi dico che peccato essere nata prima, però no, attenzione, non presentiamo tutto come irenico o roseo quello di oggi e tutto come grigio o nero, addirittura quello che si faceva ieri, perché bisogna pure ogni tanto fare la domanda fastidiosa, purtroppo è il mio mestiere. Secondo lei, Angela, che cos'è che veramente si potrebbe aggiungere alla scuola perché i genitori non siano così lontani, come sono sempre di più, anche dal rispetto di voi insegnanti, o lontani dal prendersi alcune responsabilità, cioè un circuito, una rete ottimale tra i ragazzi, gli insegnanti e i genitori, decisamente non c'è. Prima c'era qualcosa che somigliava un po' invece. Beh sì, insomma, questo... Allora, io non sono e non mi ritengo una specialista in termini di psicologia evolutiva, però insomma tante cose sono cambiate tra la nostra generazione e quelle e la generazione di adesso, quindi i genitori che avevamo noi non sono quelli che hanno i nostri studenti. Ma penso che il percorso da perseguire sia sempre quello verso lo studente, che fa da trade union tra i docenti e le famiglie. E non a caso noi, prima ho visto una grafica che raccontava di un'altra esperienza fatta proprio a luglio con la LUIS. Il nostro dirigente, il professor Davolio, ha mandato me e un team di docenti super in gamba a formarci in tema di alfabetizzazione emotiva e quindi abbiamo attivato anche questi percorsi a scuola, perché mettere al centro dell'attività didattica lo studente non significa semplicemente insegnargli a fare delle cose, ma significa farlo sentire importante. E noi abbiamo notato, perseguendo insomma questi format, questi percorsi insomma che ci forniscono e che supervisiona la LUIS, abbiamo notato che effettivamente lavorando in questo senso lo studente si sente più coinvolto, si sente più motivato, e sappiamo che la motivazione è la spinta a star bene in un ambiente, quindi a lavorare meglio, e se lo studente sta bene è più facile anche creare una relazione positiva con i genitori, sia da parte dello studente stesso, perché a volte ci raccontano anche delle situazioni del genere, sia ma anche da parte del docente con la famiglia. Quindi si crea una rete di relazioni che è fondamentale per la comunicazione, per la collaborazione. Credo che sia proprio questo il percorso da perseguire. Grazie per la tua testimonianza, Angela, grazie per il prezioso lavoro che state facendo nel mondo della scuola. Noi quindi ti auguriamo non solo buon proseguimento di giornata, ma appunto buon lavoro. Grazie mille a voi, buona giornata a tutti. E tante generazioni di ragazzi che possano essere appunto sereni, sorridenti, che possano capire come stanno vivendo anni decisivi per la loro vita. E magari che ci sia anche un po' meno lo spirito competitivo del nostro tempo, ma le cose cambiano andando avanti. Sì, ecco, penso che questi progetti ci dimostrino come
anche la collaborazione vale più della competizione. Noi ci fermiamo soltanto per qualche istante e poi torniamo di nuovo insieme.